Eccellenza, signor prefetto, dottoressa Marilisa Magno, quest'oggi mi rivolgo a lei nella data del 9 novembre del 2012, mettendoci la faccia. Sono Romano Romanino. Come lei ben sa, è da ormai 5 giorni, infatti questo è il 5° giorno, che sto praticando lo sciopero della fame. Lo sto facendo non per risolvere, e quindi non mi sto spendendo per risolvere problemi che mi riguardano, ma lo sto facendo nel nome di una collettività della quale sono fiero di appartenere. Le sto parlando ovviamente del popolo sofferente di Castelvetrano, Selinunte e Triscina. Io non vorrei perdere il tempo, mi sta venendo un dubbio, non so se sto parlando con un ectoplasma, con un'aliena. Vorrei parlare invece, e me lo auguro, con una persona carica, ricca, di quella forza istituzionale che è messa a capo di un prestigioso ufficio, e per questo ho pagato, per risolvere, per difendere tutto quello che riguarda le negatività, le vessazioni perpetrate da altri, specialmente da altre forme di istituzioni minori, nel danno di un popolo. Io sono stato nella condizione di documentarle attraverso degli articoli pubblicati sulla mia bacheca di Facebook, in un social network visto ormai e frequentato da 1 miliardo di persone nel mondo, una serie di documentazioni che le avrebbero dovuto permettere di prendere in seria considerazione le mie istanze. Oggi le invierò una serie di altri documenti per farle capire, per intanto, che a me interessa risolvere i problemi del mio paese, e quindi guardo poco in questo momento a quello che succede nel mondo o nella mia stessa Italia. Fare rumore non serve a nulla, serve agire, promuoversi, spendersi per cose di vera importanza. Le chiedo scusa se non sono molto brillante, ma 61 anni, astenersi dal pasto per 5 giorni comincia a diventare pesante. Non vorrei vanificare questi miei sforzi finendo nel patetico, nel ridicolo. Non era questa la mia intenzione. È serio quello che io sto facendo, molto serio, perché volendo contare su di lei, sapendo di contare su questa grossa istituzione che rappresenta il nostro Stato, ero certo di promuovermi in questa iniziativa per tentare di difendere, ripeto, un popolo che è in una condizione miserevole, ridotta a questo Stato da inetti e, ahimè, da sporchi speculatori. Le parlerò di un argomento, le parlerò di una vicenda che riguarda la Saibeb, quella azienda romana alla quale è stato dato un incarico per portare a termine la messa in opera delle fognature qui da noi. Si dice che questo caso stia mettendo in crisi il nostro comune a seguito dei vari gradi di giudizio a livello di tribunali che hanno imposto al comune stesso di pagare una cifra, ahimè, neanche tanto importante, di 3 milioni e 200 mila euro. Basterebbe soltanto analizzare con la capacità del suo ufficio questo evento per capire che molto losco c'è nella nostra amministrazione. Io spalmerei le colpe di questo evento su tutti i personaggi che sino ad oggi hanno gestito l'amministrazione del mio paese, compreso quest'ultimo che è ancora in carica, parlo dell'ultimo sindaco. È necessario il suo intervento, perché partendo da questa evidenza lei sarà nella condizione, mandando un suo funzionario, di capire quanto malaffare c'è qui nel nostro comune.
Questo dovrebbe essere sufficiente per poter, ripeto, farlo intervenire, farla intervenire. È importante, perché il popolo ha bisogno della sua protezione. Il popolo oggi è vessato, è torturato, sta pagando un conto per il quale non ha commesso nessun reato. E questo non è giusto, perché questo popolo sofferente di Castelvetrano, se rilunte Triscina, meriterebbe ben altro. Meriterebbe, per le cose che ha, e l'ho sempre detto, per le sue dotazioni, di vivere in modo completamente diverso. Invece è reso povero, al più lurido degrado. Venga a farsi un giro, ma non per inaugurare presidi militari o per fare parate che non servono a nulla alla fine. La giustizia non la si rappresenta e non la si favorisce facendo soltanto operazioni di facciata, ma entrando nel cuore dei vari problemi, affrontandoli per far pagare chi ha colpe. Il cittadino di Castelvetrano, Selenut e Triscina non deve pagare, non è giusto che stia pagando, e io per questo sto lottando. Non lo so a cosa servirà e non so neanche a dove arriverò, però sento, la mia dignità mi impone di farlo. Ho il tempo per farlo. Sono ritornato nella mia terra convinto di trovare, non dico benessere, ma di trovare quella giusta armonia che ricordavo che erano fissi nella memoria del mio passato. Sono venuto in un paese dove invece si cerca qualcuno che si dice essere un delinquente. Io, da quello che leggo, da quello che mi è dato di poter leggere, di poter trovare via internet, so che questa persona si dice che abbia fatto qualcosa, qualcuno dice, ma non ho mai letto qualche argomento che imputi direttamente a questa persona ricercata delle colpe gestite in forma personale o per sua ammissione. Io invece so che altri, che ogni mattina si alzano con la camicia nuova e la cravatta e dicono di rappresentare la legalità, di rappresentarci, di difendersi, compiono gesti mostruosi contro, ripeto, un popolo che vive nella sofferenza. Intervenga, signor Prefetto, intervenga, perché io continuerò la mia lotta. Anzi, tra qualche giorno passerò anche allo sciopero della sete. Così concluderò quantomeno questa azione, che mi rende di orgoglio e di forte dignità, perché sto lottando per una causa vera, seria. Dovrebbe farlo anche lei, che per questo riveste una carica importante e per questo è pagata. E noi abbiamo bisogno del suo intervento, perché vorremmo cominciare a vivere in forma più serena, avendo vicino a noi amministratori seri che sappiano curare i nostri interessi, per darci finalmente quello che meritiamo, anche se è un diritto di tutti, una vita dignitosa. Qui da noi di dignitoso non c'è assolutamente nulla, il degrado ormai si tocca con le mani. Intervenga, signor Prefetto, fermi questo scandalo che porterebbe altro nocumento al mio paese. È vergognoso sapere quello che sta succedendo qui da noi, ma è altrettanto vergognoso sapere che l'inerzia di chi rappresenta lo Stato, la legge, la giustizia, è altrettanto silente. Le chiedo perdono invece se sto parlando con un ectoplasma o con un alieno. In quel caso non ho valutato questo aspetto e quindi sto perdendo del tempo e forse ci rimetterò la vita. Mi auguro di poterlo incontrare presto, qui, nella mia Castelvetrano.